I was born in the dark. Zlatan, delirio di onnipotenza, Madonna alta scena si fa. Un altro indizio che avvicina Zlatan all'associazione Calcio Milan dal 1899, la prima squadra di Milano. Ebbene sì, ragazzi, su Instagram postate una fotografia con un fisico spaziale. Kl kapit nazdak, sia come un Christ. Madonna, come un Christ, para! Tra il sacro e il profano. Madonna, c'è di pareva da! C'è di pareva da! Cristo la cannet, per da! Madonna, ma! Teo, ma da te ma! Teo, da gli escut che mi va fe cada mai! Ma va fe bugie! Nucolas, ma va fe bugie! Mamma mia, Zlatan, delirio di onnipotenza! Voce del verbo zlatanare! Fare qualcosa con forza! Dominare! Mamma mia, guagni! A quanto pare ci stiamo avvicinando. Il Milan ha aumentato un pochino l'offerta per l'ingaggio a Zlatan e a quanto pare Zlatan dovrebbe accettare. Insomma, de c'è stiamo a parlare Zlatan, ne de c'è stiamo caluno de una macchie, mai non è una mai, mai non è una. Oggi ragazzi, tanta carne al fuoco, tanta carne al fuoco. C'è stata l'intervista di Ragnik, ne parleremo. C'è il discorso Thiago Silva da approfondire, c'è il discorso mercato come al solito e quindi ragazzi, tanta carne al fuoco, tante cose, tanti argomenti di cui parlare, quindi cerchiamo di ascoltare tutto quanto il video. Mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, è tutto gratuito, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, mi raccomando ragazzi, lasciate un like. Anche quello non costa niente, condividete se ne avete piacere. Insomma, ragazzi, questo è quanto. Allora, ragazzi, da cosa vogliamo iniziare? Iniziamo dal discorso Thiago Silva. Allora, dopo aver parlato del nostro Zlatan Ibrahimovic, ragazzi, sarebbe un sogno riformare quella coppia che ci ha regalato l'ultimo scudetto. Quella con Thiago Silva e Ibrahimovic, per non parlare poi di quello dell'anno successivo che sarebbe stato il secondo consecutivo, ma invece sappiamo tutti com'è andata, il gol di Mondari, che se che sal, e insomma Scudet ha iniziato a prendere la via di Torino, di là è iniziato il nostro decadimento, la nostra decadenza. Perché sottolineo questo fatto qui, ragazzi? Perché in questo momento io capisco perfettamente il discorso della società della proprietà, che magari non vuole, diciamo, spendere dei soldi per l'ingaggio di Thiago, che comunque resta un ingaggio importante. Si è parlato di Thiago Silva molto vicino alla Fiorentina per un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti, che sappiamo bene, diciamo, essere un 8 milioni lordi per la società, insomma. Quindi io posso anche capire che la proprietà non voglia investire questi soldi per un giocatore 35enne, 36enne oramai. Però ragazzi, il discorso è semplicemente questo. È vero che il cartellino di Thiago, diciamo, una volta spesi questi soldi di ingaggio, un paio d'anni di Thiago te li può fare, però sappiamo bene che dopo quei 2 anni lì, 3 anni al massimo, salutiamo Thiago Silva, ovviamente nessuno potrà venire a investire dei soldi per un giocatore di quell'età, quindi quei soldi di ingaggio li abbiamo praticamente sprecati. Però per come la vedo io non è così. Perché? Perché è molto semplice, è molto probabile che in questo Milan, con la struttura che abbiamo costruito quest'anno, in questo finale di stagione, con un Ibrahimovic che dovrebbe restare, con un Bakayoko che dovrebbe tornare, con un Thiago Silva a dare una mano in più in difesa, beh ragazzi, io penso che ce la potremmo davvero giocare seriamente per il quarto posto, per i primi 4 posti della classifica. Quindi quell'investimento che noi andiamo a fare sul cartellino, scusate, sull'ingaggio di Thiago Silva, lì diciamo abbiamo molte ma molte probabilità di poterli recuperare andando subito in Coppa dei Campioni, che è quello che è l'obiettivo che abbiamo tutti ormai da anni. Quindi è molto ma molto importante cercare di alzare il livello della squadra nell'immediato per avere un risultato nell'immediato. Quindi d'accordissimo il discorso giovani. Sappiamo bene quanto sia importante costruire sui giovani il futuro della società, il futuro del Milan, perché è chiaro che a lungo andare un giovane, un blocco di giovani,
diciamo, arricchisce il vero, diciamo, il valore proprio della società, perché ovviamente una squadra fatta praticamente totalmente di giocatori molto in là con gli anni, è chiaro che a livello tecnico magari può essere anche buono, però a livello economico, dopo un paio d'anni, 2 o 3 anni, siamo punti a capo. Quindi questo non deve succedere, ma qui si tratta, ragazzi, di eccezioni. Quello di Zlatan Ibrahimovic, d'accordo, è un ingaggio molto elevato, ok, ma abbiamo visto quanto Zlatan faccia la differenza. E ragazzi, non mi venite a dire che un Thiago Silva non può fare ancora la differenza in campionato, quando sta facendo ancora la differenza in Champions League. Fa il capitano, il titolare ed il capitano, il leader indiscusso del Paris Saint-Germain che ha appena approdato in finale di Champions League. Quindi ragazzi, un Thiago Silva, un paio d'anni ad altissimi livelli, te li garantisce. Quindi il discorso è questo qua, mi rivolgo proprio alla proprietà. Non è tanto il discorso di magari investire in un giocatore di 36 anni che deve spaventare. Dobbiamo cercare di capire che quei soldi lì sono ben investiti perché con tutta probabilità ti portano un risultato nell'immediato che fa rientrare quei soldi e un'altra pic di Kiev. Mentre quando nel 2012 i vari Thiago Silva e i vari Ibrahimovic sono partiti in Francia per risparmiare sia i soldi dell'ingaggio, che erano sicuramente molto ma molto pesanti, e per avere un pochino di soldi, diciamo, da mettere subito a bilancio, è stata praticamente un fuoco di paglia quello lì, perché ovviamente ha dato subito una boccata d'ossigeno, quella sì, alle casse rossonere, ma nell'immediato, perché poi ha creato un solco con tutte le altre squadre dal punto di vista tecnico, che ovviamente ha fatto sì che il Milan mancasse la Champions praticamente da 6-7 anni, adesso non so precisamente da quanti anni il Milan non entra più in Champions League. Quindi questo deve far capire quanto sia importante investire comunque in giocatori che ti facciano subito la differenza, perché di giovani ne abbiamo già tanti. Chiuso il discorso Thiago Silva, quindi ho detto più o meno come la penso. Per quanto riguarda il discorso, c'è stata un'intervista oggi importante rilasciata alla Gazzetta dello Sport di Ragnik, che ha ripreso un po' quello che aveva già detto un po' di tempo fa e che fa chiarezza su tante cose. Ragnik ha ammesso che ovviamente il Milan è stata la migliore squadra nel post-Covid, con dei risultati veramente importanti. Quindi ha detto testualmente, cambiare non sarebbe stato né saggio né rispettoso nei confronti di Pioli. Quindi ha fatto capire che è stata anche una sua scelta quella di non venire al Milan in questo momento qua. Perché ragazzi, avrebbe avuto solo ed esclusivamente, diciamo, tutto da perdere. Perché quando tu vai a subentrare ad una situazione, diciamo, che sta già andando molto bene, come quello che stava facendo Pioli al Milan, fare meglio è davvero difficile, quindi diventa una situazione molto rischiosa, con tutta la situazione, tutta la tifoseria e tutti gli addetti ai lavori, praticamente con il fucile spianato, pronti a spararti nel momento in cui le cose non dovessero andare, diciamo, bene, come, diciamo, come auspicato. Quindi è chiaro che questa scelta è stata la scelta più intelligente, la scelta più ovvia, come dicevo, quando si è saputo che Ragnik, insomma, non sarebbe più arrivato al Milan. Quindi queste le parole più importanti di Ragnik. Ha anche detto che, diciamo, magari dando una piccola stilettata a Maldini, al lavoro di Maldini, al lavoro della dirigenza, ha detto: non so se la proprietà è contenta dei risultati sportivi in rapporto a quanto investito. Questo lui, diciamo, vuol far capire che magari con lui ci sarebbe stata una svolta da questo punto di vista, tant'è vero che lui ha preso come esempio l'Atalanta, nel senso che ha detto l'Atalanta ovviamente ha sia a livello di ingaggi sia a livello di costi, praticamente costa un terzo di quello che costa il Milan, però ha dei risultati migliori. Però quello che voglio dire a te, caro Ragnik, il discorso che è stato fatto all'Atalanta non si può fare al Milan, soprattutto dopo tanti e tanti anni di attesa. Cioè, quando noi non vinciamo più ormai da 9 anni, 8 anni, quasi 10 anni, mettiamola così, non puoi dire alla tifoseria di aspettare altri 4 o 5 anni
per costruire qualcosa che tra 5 anni ti dovrebbe dare dei risultati, con tutti i punti interrogativi del caso. Noi dobbiamo cercare di intervenire nell'immediato, perché abbiamo atteso già parecchio. Il lavoro adesso era già iniziato, abbiamo posto le basi per come la vedo io, quindi adesso bisogna solamente cercare di inserire 3-4 giocatori utili e soprattutto, diciamo, adatti al gioco di Pioli, a quello che richiede Pioli, per fare quel definitivo salto di qualità. Ecco perché il discorso Thiago Silva, ecco perché il discorso giocatori, soprattutto affermati, giocatori che sono, diciamo, una garanzia da questo punto di vista. Ha anche detto che Zlatan, diciamo, non sarebbe stato nei suoi progetti perché non è nel suo stile, diciamo, puntare su gente di 38 anni. Ha anche fatto il nome di Kjaer, ha detto: io la vedo in maniera diversa, non avrei scelto, diciamo, questo tipo di difensore, sempre a riguardo, diciamo, per quanto riguarda il discorso dell'età, insomma, una grafica del giocatore. E quindi, ragazzi, questo, se, per come la vedo io, è un chiaro segnale che Ibrahimovic farà parte del Milan della prossima stagione, perché se uno come Ragnik, che praticamente era in procinto di arrivare al Milan, e dice che magari tante scelte della dirigenza cozzavano con quelle che erano, diciamo, le sue idee, praticamente sta dicendo che Ibrahimovic farà parte della prossima stagione del Milan, e questo sarebbe, diciamo, il contrario, sarebbe stato davvero strano, visto che Zlatan ha fatto di tutto per far riconfermare sia l'allenatore che questa dirigenza. Quindi più o meno questo è il discorso, l'intervista rilasciata da Ragnik. Per quanto riguarda il mercato del Milan, ci sono, come dicevamo prima, delle situazioni in divenire per quanto riguarda Ibrahimovic, Bakayoko e Aurier, che sono quelli che fino ad ora sono stati anche trattati più seriamente, più da vicino. E poi ci sono le ultime news che riguardano il dopo Ricardo Rodriguez, che è passato definitivamente al Torino. Per fortuna, nel pick the soldi li abbiamo risparmiati dal punto di vista dell'ingaggio, perché Ricardo Rodriguez prendeva 2 milioni e 2, quindi abbiamo risparmiato un pochino di ingaggio per un giocatore che non faceva più parte del progetto. Quindi per lui si parla, diciamo, anche dei 3 milioni e mezzo che il Milan dovrebbe prendere dal Torino come cartellino. Quindi in questo momento qua il Milan non va a mettere nessuna minusvalenza, perché praticamente la cifra che dobbiamo prendere dal Torino è la stessa che andava in ammortamento per l'ultimo anno. Per quanto riguarda il mercato, come dicevo, dei terzini sinistri, stanno diciamo verificando la fattibilità di Vigna, terzino sinistro che anche l'anno scorso abbiamo trattato, quest'anno ha giocato nel Palmeiras, se non ricordo male, a quanto pare il giocatore continua a piacere, oppure questo Iago che gioca in Germania. Quindi questi sono i due terzini sinistri che il Milan sta seguendo, quindi anche questo fa pensare che con tutta probabilità anche Laxalt non dovrebbe restare al Milan. Ragazzi, più o meno, e queste sono le ultime, anzi c'è un'ultimissima novità su Gerard Deulofeu. Questo è un altro giocatore che sappiamo bene quanto ha fatto bene al Milan, tutti quanti i tifosi del Milan sono rimasti molto legati al giocatore, lui ha fatto di tutto per restare nell'anno in cui poi andò via al Barcellona, e a quanto pare ci sono state delle dichiarazioni del giocatore che fanno diciamo sperare in una apertura del Milan per quanto riguarda il ritorno di Deulofeu. Evidentemente a destra questo Chiesa non si può fare, perché evidentemente costa davvero tanto. Si è parlato di questo turco, esterno turco, che è del Trabzonspor, se non sbaglio Umar, una cosa del genere, insomma. Però sono tutte voci che in questo momento qua non trovano conferme vere, insomma, da parte della società. Ragazzi, questo è quanto, ci vediamo quanto prima per il prossimo video, staremo a vedere, insomma, come evolverà la situazione calciomercato per il nostro Milan. Ragazzi, questo è tutto, vi voglio bene a sé, forza lotta e vincerà, non ti lasceremo mai, ciao a tutti.